Parlando di uomini e non di donne, questa volta voglio proporre un film, diciamo, strano, ma interessante. Almeno sempre secondo me. Sto parlando di un film francese del 2002 intitolato Lodi Mallory. Prima di cominciare a dire la mia opinione, mi sembra giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare. Sono venuta a conoscenza di questo film molti anni fa, grazie ad una recensione che mi ha fatto il buon Mr. Ma 71. Da quel momento è scoppiato il mio interesse per questo film e io lo ringrazio per questo. La trama è questa: un gruppo di esperti del paranormale, capitanato dalla protagonista, Mallory, dovranno salvare il Papa che è stato rapito da delle creature malvagie, tra i quali i ghoul. Ciò che rende interessante il film, a parer mio, sono le atmosfere che si respirano durante la visione del film. Tutte bizzarre e mescolate tra di loro, non pur sempre innovative. Lo stesso regista, Julian Magnat, ha ammesso di essersi ispirato a videogiochi, anime giapponesi e persino dei romanzi di Lovecraft per realizzare questo film, e si vede, ve lo garantisco. In parole povere, io vi consiglio caldamente di recuperarlo perché, se non per altro, vi farete molte risate e in contemporanea vi chiederete anche per tutta la visione del film: ma che cacchio sto guardando? Come al solito, fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate. A presto!